Signore e signori, bentornati sul canale della Legione Leonina. Io sono Terlo e questo è il 48esimo episodio dei commenti brutti a Holly e Benji Forever. Scusate se non sto indossando i consueti abiti della Legione, ma fa un caldo pazzo, io sto sudando come un maiale, quindi non mi andava di sporcare la maglietta solo ed unicamente per fare questo video, e quindi sto continuando a indossare quella che già ho e che è già sudata e che già fa schifo. Ad ogni modo, ci siamo lasciati la scorsa volta appena prima dell'inizio della partita tra il Giappone e la Francia, guidata da Pierre Leblanc, nonché dalla probabile storia d'amore tra questi e il nostro da poco ritrovato Tom Baker. Ma non perdiamo tempo e seguiamo subito l'andamento della partita. La Francia inizia portando palla avanti con Napoleon, che subito passa a Pierre. Pierre porta elegantemente avanti la palla. Notiamo infatti quanta eleganza in questa corsa assolutamente dritta e monotona. Tackling scivolata di Lenders, ma Leblanc lo evita con un salto. Lo fermo io! Ma vediamo che già si stanno per incontrare in mezzo al campo i nostri due novelli amanti. Forza Tom! Dai Pierre! E da questa scena notiamo Tom Baker incoraggiare Tom Baker a vincere il contrasto. Ma come al solito, chi proprio non riesce a farsi andare giù questa storia d'amore in procinto di sbocciare è Holly, che interrompe molto bruscamente l'idillio rubando palla. Tutti i compagni di squadra che scippano fortemente la coppia Holly-Tom mostrano il loro appoggio. Ben fatto! Così Holly! Fantastico! Grande giocata! Bravo Holly, vai! Anche lo stesso Tom Baker si dimostra contento dal momento che si rende conto di quanto lui sia importante per il suo amante storico. Il capitano del Giappone Oliver Hutton manovra e avanza verso il cerchio. Ed ecco che finalmente abbiamo la prova palese dell'inserimento di prodotti commerciali non segnalati in questo anime. Tra tanti marchi fasulli su cui abbiamo spesso ironizzato, ecco apparirci in maniera esplicita, con tanto di nome annesso, il cartellone pubblicitario della Adidas. Per chi ancora avesse il dubbio che quello sulle magliette o sul cappello di Benji fosse solo un'imitazione. È stato troppo aggressivo con Pierre! Ehi Pierre, ti senti bene? Ti prego, dimmi che non ti sei fatto male! Sì, posso immaginare quanto a Pierre possa stare a cuore il pensare di risponderti invece che continuare a giocare. Adesso è la difesa della Francia a dover tentare di fermare l'attaccante giapponese. Ci penso io! Oh, ma allora non era solo l'Italia. È proprio un vizio delle squadre europee quello di dare i numeri 7, 8 e 9 ai difensori. Adesso non mi provocare! E Holly ovviamente li dribblerà tutti. Sì, anche il solito demente che si lancia in scivolata urlando come un gorilla a petto da ragadi mentre cerca di defecare. Napoleon, scusa, ma che ci facevi lì più arretrato dei difensori che ti abbiamo visto in attacco poco fa? No, fermatelo! Sì! Ma ad ogni modo Holly fa partire un tiro abbastanza lento e centrale, ma che per esigenze di trama comunque supera il portiere, che di partenza si trovava anche lui centrale rispetto alla porta, e segna il vantaggio per il Giappone. 1-0, e tutta la squadra con Bruce Harper in testa per festeggiare decide di fare una gang bang con Holly al centro. Gran tiro! E Holly sembra gradire. Continua così, Holly. Probabilmente Patty spera che a forza di subire abusi dai compagni, finalmente Holly da passivo si convinca a cambiare sponda e tornare da lei. Oliver Hutton e Tom Baker, aspettate a festeggiare. Ho una sorpresa speciale per voi. Che detta così mi fa un po' preoccupare. Ho una sorpresa speciale per voi. Pierre, mi raccomando, niente di esplicito, che sennò io ti devo censurare, t'avviso. La partita ricomincia e Pierre corre in avanti prima di servire Napoleon. Non ti lascerò passare! Passala indietro, Napoleon! Come? Ma perché? Ma come perché? No! Se no, come fa a spezzarti per bene le gambe con quel suo intervento? Ehi, questo era fallo, arbitro! Ma che cosa stai dicendo? Continuate a giocare! Ehi, ma mica esistono i falli, non li è Benji, scusa. Vero è che essendo francese magari questa cosa non la sa. L'arbitro non fischia il fallo e concede la regola del vantaggio. Leblanc avanza! Non ti mollerò! Niente. Tom proprio non riesce a decidersi di lasciarlo e tornare da Holly. Non ti mollerò! L'ho proprio detto esplicitamente qui. Bruce Harper sfida Leblanc! Ora lo fermerò io! Quanto è probabile che ciò succeda? Non
passerai! Cosa? Ecco appunto. LeBlanc lo supera! Sembra sospeso in aria! Ma sbaglio, sta cosa dovrebbe spezzare una caviglia, Tom. Oh! Ah! Ah, non solo! Anche testata negli Zebedei! Mi sembra perfetto! Devo dire che fin da quella partita nelle qualificazioni del torneo nazionale, Bruce non sembra aver imparato molto. Sembra essersi fatto molto più male Bruce al deretano che Tom ai testicoli. Evidentemente doveva già avere dei dolori pregressi in quella zona. Eleganza! Una finta spettacolare quella del francese! Signori, c'è un artista del pallone in campo! Ma non ha fatto nessuna finta, ha solo saltato un difensore in scivolata come fanno tipo tutti gli altri attaccanti in questo cartone. Pierre LeBlanc! Grazie dell'esauriente spiegazione medico-cinematica di quello che abbiamo appena visto, adesso è tutto più chiaro. C'è proprio una precisa scelta di regia quella di non far capire un cacchio quando queste parlano. Ma vediamo Pierre che si appresta al tiro. Pierre si appresta a effettuare un lancio lungo. Scusate, ma che ci fa Ed Warner in porta? L'allenatore non aveva detto che doveva esserci Benji a scendere in campo? Portiere Benji Price. Ad ogni modo il tiro parte, ed Ed Warner da una non meglio identificata posizione che prima sembra essere il centro ma un attimo dopo è il lato della porta, si tuffa e tenta di pararla. La prendo! E voi sapete cosa succede quando uno lo dice, no? Ecco appunto. Niente da fare, è gol! La palla improvvisamente si abbassa e si infila nell'angolo destro, che tiro! Gol della Francia, pareggio per 1-1. Che succede? C'è una discussione fra i giocatori. A me non sembra che la parola discussione identifichi troppo bene quello che sta succedendo in campo. Entrambi i giocatori ricevono un cartellino giallo, ammoniti! Vabbè, mi sembra abbastanza normale come decisione. Anzi, forse è la prima decisione arbitrale sensata che io abbia mai visto in questo cartone animato. Anche se mi rimane da capire su che cosa stessero discutendo, cioè qual è stato il motivo del litigio. Mi dispiace moltissimo, ragazzi. È stata colpa mia, pensavo di riuscire a fermarlo. Ma proprio Tom, mo in tutta sta azione, che ruolo ha avuto che dice che sia colpa sua? Lui l'unica cosa che ha fatto è stato prendersi gratuitamente una testata in mezzo alle gambe. Invece quel tiro non me lo aspettavo. Ho sbagliato tutto, mi dispiace. Ma mica c'era in porta lui, ma che discorso è? Ma che dici? La partita è appena cominciata e stiamo ancora pareggiando. Ha ragione, segniamo un altro gol e passiamo in vantaggio. Non demoralizziamoci, ragazzi. Io faccio veramente molta fatica a capire di volta in volta chi è che sta parlando. Cioè veramente Tom e Philip qua non si distinguono. Ed! Eh? Non ti preoccupare, segnerò un gol per te, questo te lo devo. Detto così, molto a caso, però facciamocelo andare bene comunque. Perché Benji mi ha lasciato giocare? Perché non è sceso in campo lui? Ah, ma quindi non avevamo capito male, doveva esserci lui in porta. Ed ha bisogno di fare esperienza in campo internazionale e può crescere soltanto giocando partite difficili contro i migliori giocatori del mondo. E non ho capito, e deve farlo durante le semifinali di un torneo mondiale. Cioè, non si possono organizzare delle amichevoli per farlo migliorare. La Francia ha riportato il risultato in parità. Ma ad ogni modo si riparte dall'1-1, con Holly e Tom che portano avanti palla. Oliver Hutton, Anton Becker, la coppia d'oro torna all'attacco. Una serie di passaggi abbastanza lenti e telefonati gli consente di superare diversi avversari fino a passare la palla a Mark Lenders. Ottima triangolazione, evita l'avversario, buona l'intesa fra i due. Lenders controlla. Ma Pierre, che ancora non capisco quale posizione gli competa in mezzo al campo, sbuca dalle retrovie e riesce a rubare palla al nostro abbronzatissimo numero 9. Gli si fa incontro Tom, pronto a contrastarlo, ma a quanto pare questa volta Pierre riesce a passare. Arriva anche Holly a cercare di fermarlo e scatta il contrasto, e la palla come sempre fa sta cosa idiota e realistica di schizzare in alto nel cielo, e Pierre ne approfitta per passarla a Napoleon. Vai Napoleon, è tua! Richard Flanagan interviene, ma lo fa con la sua consueta goffaggine e nell'anticiparlo tira una gomitata in faccia a Napoleon. Ferrer non riesce a tirare e Warner fa sua la palla.
La cosa gli costa la seconda ammonizione, motivo per il quale adesso dovrà lasciare il campo. Il che ovviamente causa proteste da parte del nostro numero 7. Arbitro, non era un fallo volontario, per quale motivo dovrebbe espellermi? Io non l'ho fatto apposta! Sta calmo! E dalla panchina vediamo un Tom Baker molto preoccupato per la situazione. Flanagan ovviamente non gradisce questa decisione, ma l'arbitro non sembra intenzionato a cambiare idea. Scherzo, lo so che è Julian Ross, però veramente qua l'hanno disegnati tutti uguali. D'ora in poi il Giappone dovrà proseguire la partita in 10 e inoltre la Francia batterà un calcio di rigore. Il Giappone è davvero nei guai. Ah, ma quindi il tutto era anche avvenuto in area. Molto bene. Ovviamente l'unico deputato a parlare con l'arbitro pena sanzioni è il capitano e quindi Holly si fa avanti. Mi scusi, arbitro, non c'era volontarietà in questo fallo, non è punizione. Infatti non lo è direttamente rigore. Le ha dato una gomitata in faccia, questo è vero, ma non l'ha fatto apposta. Il suo arbitraggio non è per niente corretto, signore. L'arbitro sta per estrarre ancora il cartellino, stavolta nei confronti di Oliver Hatton. E il telecronista qua dimostra delle notevoli doti di preveggenza, dal momento che l'arbitro, almeno per quello che vediamo noi, non sta ancora muovendo un muscolo. Ma per chi ancora avesse dei dubbi su se il commento avvenga o meno in differita come nel wrestling che è trasmesso dalla Mediaset, Chris De Calcati al commento tecnico, Giacomo Ciccio Valenti con voi. Eccone la prova definitiva. Ma finalmente l'arbitro sta per tirare fuori il cartellino. Sarà un cartellino giallo oppure rosso? Va detto che la protesta di Holly era stata espressa con calma ed educazione, quindi veramente quest'arbitro sta dimostrando quanto la professionalità della madre fosse attinente al mondo dell'intrattenimento per adulti. Oh, e quanto ci vuole? Ma che è sta teatralità? Caccia sto cartellino e non creare tutta sta suspense inutile. Ma niente, a quanto pare questo è il momento in cui l'episodio di Holly e Benji Forever decide di chiudersi e farà così quindi anche questo video. Signori, io come al solito vi ringrazio per essere stati con me fino a questo momento, qualora non l'abbiate ancora fatto vi raccomando iscrivetevi a questo canale e se il video vi è piaciuto lasciateci sotto un bel like, perché no, anche un commento. Prendete in considerazione l'idea di abbonarvi se volete supportarci a soltanto un euro al mese e poter vedere tutti quanti i nostri video in anteprima. E prima di andare via, mi raccomando, passate qui sotto in descrizione per tutti i link al nostro canale Twitch, dove andiamo in live almeno una volta a settimana, il nostro server Discord per rimanere sempre in contatto con tutti noi della Legione ed essere sempre informati su giorni, orari e giochi delle nostre live, e, ultimo ma non per importanza, il nostro store ufficiale, lo spaccio della Legione, dove acquistare merchandise a tema Legione Leonina. Nel ringraziare come sempre tutti quanti i nostri abbonati, io vi mando un saluto da parte di tutta quanta la Legione ed un arrivederci ad un prossimo video. Alla prossima!